Buongiorno cari videospettatori, eccoci qua per un'altra giornata, un altro appuntamento all'insegna dell'approfondimento con i nostri webinar targati BFC Media, targati anche Blue Rating, che come sapete si dedica da sempre a tutte le tematiche di interesse per il popolo dell'advisory, per tutti gli intermediari finanziari, comunque gli operatori di questo segmento. Oggi abbiamo un approfondimento particolare perché siamo soliti considerare gli investimenti in un'ottica solitamente di medio-lungo termine. Solitamente si parla quasi sempre di questo target di investimento, ma noi abbiamo voluto anche in relazione a quella che è l'attualità, cercare di proporvi una riflessione con esperti del settore dedicata a quest'ultima parte del 2020, non solo perché ci approcceremo anche a quelle che sono le prospettive per l'inizio 2021. Chiaramente il 2020, come sappiamo tutti, è stato un anno per certi versi imprevedibile, nel bene e nel male, parlo esclusivamente dal punto di vista dei mercati, perché chiaramente anche in funzione di quella che è stata l'emergenza che tuttora sussiste legata al coronavirus, i mercati hanno visto dei rimbalzi, ci sono state delle opportunità, così come anche dei movimenti chiaramente legati a una volatilità accentuata, più o meno derivante da un approccio magari anche umorale degli investitori, piuttosto che da valutazioni proprio legate a dati reali dell'economia. Insomma, un anno sui mercati sicuramente importante da saper gestire e un finale di anno che vogliamo aiutarvi a gestire al meglio. Lo faremo in funzione anche del titolo del webinar, che è correre l'ultimo miglio ed arrivare al traguardo, i certificati di investimento. Appunto, i certificati di investimento. Noi vogliamo proporvi delle soluzioni legate all'ultima parte dell'anno dal punto di vista degli investimenti attraverso uno strumento, quello dei certificati di investimento, che è sempre più presente all'interno dei portafogli dei consulenti finanziari, in quanto molto utile, molto flessibile e adatto appunto ad affrontare anche quelle che sono le questioni di timing di approccio ai mercati stessi. Per cercare di spiegare al meglio quali possono essere le opportunità, partendo anche da una valutazione giusta e corretta dello strumento certificato di investimento nel suo complesso, abbiamo due ospiti sicuramente più preparati di me nell'aiutarvi lungo questo percorso, che sono Gabriele Bellelli, che è trader ed educatore finanziario, a cui do il mio e il nostro benvenuto. Grazie mille Matteo, buongiorno a tutti. Buongiorno Gabriele, e poi Francesca Fossatelli, che è responsabile Flow Products Distribution Italy Vontobel, penso di aver detto il nome correttamente. Buongiorno Francesca. Grazie Matteo, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito con Gabriele Bellelli. Giustamente dicevo, certificati di investimento. Uno strumento che è sempre più conosciuto, sempre più utilizzato, ma dato che qua siamo anche nell'ambito dell'educazione finanziaria, perché comunque webinar e deve dare spunti, ma anche approfondimento e magari per le persone che non sono per gli investitori o comunque per i professionisti che magari non hanno ancora ben conosciuto tutte le opportunità di questi strumenti che sono svariate, chiederei proprio a Gabriele Bellelli di darci una sorta di introduzione teorica a cosa sono i certificati, chiaramente in funzione del fatto che siamo comunque un pubblico di professionisti, ma magari cercare di dare qualche spunto su quelle che sono le funzionalità più pratiche anche in ottica di investimento per un financial advisor, per un investitore, come funzionano le diverse tipologie, insomma, una sorta di infarinatura di base per poi partire con gli approfondimenti dedicati. Sì, allora, assolutamente. Allora, metto in condivisione le slide. Adesso dovreste vedere la presentazione. Perfetto.
Sì, un attimo, stavo cercando di spostare. Eccoci qua. Allora, dicevo, un'introduzione veloce sui certificati. Allora, partiamo dalla base proprio. Che cos'è un certificato? Un certificato è uno strumento finanziario, tecnicamente è uno strumento finanziario derivato cartolarizzato che va a replicare con oppure senza la leva, che cosa? L'andamento di un sottostante, che può essere un'azione, può essere un indice, può essere un paniere di azioni, può essere una materia prima, ne esistono anche con sottostanti fondi di investimento. In pratica, quindi, che cosa succede? Succede che chi compra un certificato compra un prodotto finanziario strutturato. Cosa vuol dire strutturato? Vuol dire che fondamentalmente compra un prodotto costituito, composto da opzioni. Quindi comprare un certificato significa andare a acquistare una strategia in opzioni. Che cosa fa l'emittente? Cosa fa lo strutturatore? Prende delle opzioni, le unisce tra di loro e costruisce, crea questa scatolina. Diciamo, immaginate, no, l'ovetto Kinder, no? Con cui tutti siamo cresciuti. Ecco, immaginate che il certificato sia un ovetto Kinder, voi lo aprite e cosa trovate? Trovate la cioccolata, trovate il latte, trovate la sorpresa, no? Sono tante opzioni e a seconda di come queste opzioni vengono combinate abbiamo delle strutture che possono essere il capitale protetto, che possono essere il capitale condizionatamente protetto, che paga cedole oppure paga un bonus finale, ci possono essere certificati a leva, ci possono essere certificati che sono dei semplici, cioè semplici tra virgolette, replicanti di un sottostante, ad esempio i tracker, i benchmark, eccetera. Quindi comprare un certificato significa tecnicamente acquistare una strategia in opzioni. E non è un caso, oggi non abbiamo probabilmente il tempo di trattare questo argomento che sarebbe molto interessante ma anche vasto, il dato del prezzo di un certificato, cioè come si muove il prezzo di un certificato? Essendo un prodotto costituito da opzioni, si muove ovviamente con le variabili tipiche delle opzioni. Quindi la volatilità, l'andamento del sottostante, diciamo così, il tempo a scadenza, i dividendi attesi, eccetera. Sono prodotti che qualsiasi investitore può acquistare direttamente sia in banca tradizionale sia con l'home banking, sono quotati su mercati regolamentati, sono quotati su Borsa Italiana al SEDEX e sul CERTX dell'Euro TLX che oggi è integrato all'interno di Borsa Italiana, quindi sono quotati e negoziati in tempo reale, c'è un market maker a garantire la liquidità, quindi ad assolvere i compiti di liquidità del sistema. Dicevo, a seconda di come queste opzioni che compongono il certificato vengono costruite, abbiamo diverse tipologie: capitale protetto, condizionatamente protetto, non protetto o a leva. Cosa vuol dire? Facciamo giusto alcuni esempi, giusto per capirci. I prodotti a capitale protetto significa che prevedono a scadenza un rimborso minimo predefinito. Ad esempio, se la protezione è del 100% e il valore nominale del certificato è di 100 euro, allora a scadenza, nello scenario peggiore, rimborseranno 100. Attenzione, ovviamente, salvo default dell'emittente, perché in caso di default del sottostante non è un problema, perché il certificato è protetto, eccetera. Il problema è se salta l'emittente, questo è un dato da tenere in considerazione, quindi la qualità dell'emittente è senz'altro da valutare. Oggi siamo in compagnia di Fontovel, che ha uno dei rating, forse il rating più alto tra gli emittenti di certificati, quindi il problema della solvibilità in questo caso non si pone assolutamente. Però il concetto è che a scadenza il capitale protetto prevedono un rimborso minimo. Dicevo, 100%, allora ti rimborso 100, se la percentuale di protezione del 90%, rimborso 90 rispetto a 100, quindi la perdita massima sarebbe in quel caso 10%. Poi esistono i capitali condizionatamente protetto, che vuol dire che a scadenza il capitale è protetto a condizione che non si sia verificato l'evento barriera, quindi che il sottostante non abbia violato un determinato livello di prezzo. Se questo livello di prezzo, chiamato barriera, non viene violato, a seconda del tipo di barriera o in corso d'opera o a scadenza, allora il certificato mantiene la propria protezione, altrimenti, ovviamente, se si verifica l'evento barriera, il certificato paga la cosiddetta performance negativa del sottostante.
Poi abbiamo i prodotti a capitale non protetto, detta così suona male, e in realtà sono fondamentalmente dei certificati che replicano in modo lineare la performance di un sottostante. I più famosi sono i tracker, i benchmark, eccetera. Ecco, una delle cose magari curiose dei certificati che all'inizio suonano male, e anche con l'esperienza fa fatica uno ad abituarsi, è il nome commerciale che ogni emittente dà a un prodotto. Quindi ci sono prodotti che hanno esattamente la stessa struttura, ma il marketing domina. E quindi un emittente. Sembrano degli scioglilingua, bisogna un po' farci il callo e capirli. Assolutamente, no? E quindi a volte ci sono proprio prodotti identici come struttura, costruiti nello stesso identico modo, con le stesse opzioni, con le stesse caratteristiche, però un emittente li chiama in un modo, un emittente li chiama in un altro. All'inizio è un po' spiazzante, dopo un po' ti orienti, però ne inventano sempre delle nuove, quindi devi stare un po' al passo coi tempi. E poi bisogna imparare anche bene l'inglese, perché questo è importante per capire il nome. Assolutamente. Sì, assolutamente. Beh, oggi è importante nella vita in generale, però anche in questo tanto caso più che nei certificati, esatto. Quindi dicevo, replicano in modo lineare le performance. È come se fosse un ETF entro certi limiti, passatemi il termine, però in questo caso lo vedremo dopo, con un'efficienza fiscale maggiore, perché le plusvalenze che generano sono reddito diverso e non come gli ETF a reddito di capitale. E poi ci sono i certificati a leva, che come dice la parola sono a leva, cioè replicano l'andamento del sottostante, ma moltiplicandolo per 2, 3, 4, 5, 10, a seconda di quello che è la leva prevista dal regolamento del singolo certificato. Possono essere tra l'altro sia rialzisti, sia long che short da questo punto di vista, quindi permettono di lavorare a leva sia al rialzo che al ribasso, quindi sfruttando quelli che sono i ribassi. Qui ho messo gli esempi principali di nomi, diciamo così, il capitale protetto, i principali sono i digital, gli equity protection, tra i condizionatamente protetto come capitale abbiamo tutta la famiglia dei bonus cash, bono, eccetera, oppure abbiamo i cash collet che vedremo più tardi, e abbiamo gli express, i phoenix, c'è cioè mille nomi commerciali, poi abbiamo i tracker, i benchmark come capitale non protetto, e i leva fissa o leva dinamica, qui mi sono dimenticato di inserire anche leva dinamica, chiedo venia tra quelli a leva. Perché oggi, magari mi collego, secondo me... Sì, qua c'è un tema importante nell'ambito appunto dei certificati, che apro parentesi tra l'altro, per tutti i nostri videospettatori, se volete mandare domande, mi raccomando di farlo con appunto la parentesi Q&A che trovate nella vostra visuale, alla fine poi le porremo agli esperti. Dicevo, uno dei temi importanti a livello appunto dei certificati, e qua ti passo appunto la palla, è quella dei vantaggi dal punto di vista anche fiscale. Sì, assolutamente. Allora, i certificati, non so se vedete il mio schermo, mi è comparsa una scritta. Adesso... Sì, vedo. Okay. Vediamo. Dicevo, la classica domanda è perché dovrei acquistare un certificato? Allora, le motivazioni sono più di una. Innanzitutto bisogna vedere anche la tipologia di certificato, no? Perché torniamo un attimo alla slide di prima, abbiamo il capitale protetto che tecnicamente possono stare in qualsiasi portafoglio, dalla persona più prudente alla persona all'investitore più aggressivo, diciamo così, quello un po' scavezzacollo, e poi ci sono i capitali condizionatamente protetto, anche qui rientrano in un ampio ventaglio di investitori, quindi tutti quelli che hanno un grado di rischio medio-alto sicuramente possono rientrare all'interno di questa categoria. Poi bisogna capire la percentuale magari da attribuire al portafoglio, a questa componente, in base alla pianificazione finanziaria personale della persona. Poi ci sono i capitali non protetti, anche questi rientrano secondo me nella casistica di prima. Poi ci sono quelli a leva, qui effettivamente alziamo discretamente l'asticella del rischio, sono strumenti idonei più al trader che all'investitore, sono strumenti da maneggiare con cura e soprattutto nel breve tempo possibile. Però al di là, tornando alla domanda, no, quali sono i vantaggi? Allora in linea generale ne abbiamo una serie, quindi mi concentro sui principali, ma potremmo parlare anche qui per ore. L'efficienza fiscale è il primo aspetto, lo trattiamo tra un secondo in modo più definito. Un altro vantaggio è quello che a volte ti permettono di andare a investire su un sottostante che altrimenti può essere di difficile accesso per il piccolo risparmiatore. Penso ad esempio a titoli americani, no? Non tutti quelli che lavorano, ad esempio, che hanno la banca tradizionale,
quando vanno allo sportello dicono voglio comprare le azioni Tesla, voglio comprare altre azioni, questi qua guardi mi spiace, nella nostra banca, in genere per scelta personale della banca, non fornisce l'accesso al mercato americano. Oggi con l'home banking questo prodotto, questa situazione la eviti ovviamente, ma ci sono ancora un'ampia fetta di italiani che investe tramite il borsino, no, della banca classica. A questo punto si alza un muro e dicono no, le azioni Tesla non le posso comprare, però il certificato invece che investe nelle azioni Tesla lo puoi assolutamente fare. Questo è un esempio, ci sono tanti altri esempi sulla fattispecie. Proviamo a pensare a tutti i titoli legati al, non so, all'idrogeno, a tematiche particolari per il piccolo risparmiatore possono essere complicate da negoziare. All'interno di un certificato invece basta un click, eccetera. Abbiamo tantissime strategie che possiamo replicare, strategie rialziste, strategie che forniscono un'entrata periodica, strategie ribassiste, leva, dicevamo, quindi c'è anche una grossa duttilità operativa. Non c'è lotto minimo, una sola quota può essere comprata se il valore del certificato, il costo è 97 euro, il multiplo è 97 euro, quindi una quota da 97, due quote da 97, eccetera. Quindi è possibile andare a diversificare anche patrimoni che sono ridotti i contenuti. Faccio l'esempio classico dello studente che finisce di studiare, entra nel mondo del lavoro, ancora pochi risparmi da parte, ma vuole farli fruttare. Ecco, quei pochi risparmi, grazie all'assenza di lotto minimo, possono essere utilizzati con i certificati. Possono quindi essere una fonte di diversificazione del portafoglio. In più non abbiamo l'opportunità di spiegarlo, ma offrono rendimenti asimmetrici rispetto al sottostante, che vuol dire che se tu compri ad esempio un certificato, facciamo finta, non so, è un cash collect, per dire, che dopo li trattiamo come argomento, sono prodotti a capitale condizionatamente protetto che prevedono una barriera che può essere distante anche un 50% dalle quotazioni attuali del titolo. Vuol dire questo che se tu compri direttamente il titolo e questo scende, e ovviamente incassi necessariamente la performance negativa del sottostante, quindi se il sottostante scende del 10% automaticamente tu perdi il 10%. Al contrario, invece, se tu acquisti un, non so, un cash call con barriera 50%, vuol dire che per verificarsi l'evento barriera il sottostante deve deprezzarsi del 50%. Vuol dire che se il sottostante scende solo del 10%, come nell'esempio precedente, chi aveva comprato direttamente l'azione perde soldi, perde appunto il 10%. Chi ha comprato il certificato invece è, diciamo così, protetto da questa barriera, da questa rete di protezione, chiamiamola, che permette quindi di avere un risultato positivo anche a fronte di un moderato, diciamo così, ribasso del sottostante. Questo è un esempio di rendimento asimmetrico. Parlavamo della fiscalità, poi mi taccio e vi lascio parlare, non voglio rubare troppo tempo a tutti. Allora, uno dei segreti, se vogliamo, del successo dei certificati è senz'altro il tema dell'efficienza fiscale. Qui ho scritto fiscalità, in realtà la parola corretta sarebbe efficienza fiscale. Perché? Perché dovete sapere che il legislatore italiano nel corso degli anni ha fatto una scelta molto opinabile, quella di dividere in due categorie i prodotti finanziari, cioè quelli che quando tu guadagni o comunque hai un provente, non so, la cedola di un'obbligazione, il dividendo o una plusvalenza di prezzo, sono catalogati reddito di capitale, e altri sono sono classificati come reddito diverso. La differenza non è nozionale, ma è specifica. Perché? Perché i prodotti di reddito di capitale, come ad esempio le cedole delle obbligazioni, i dividendi delle azioni, le plusvalenze dei fondi di investimento e degli ETF, quindi prodotti che sono più o meno il 90% dei risparmi degli italiani, producono reddito di capitale che non è possibile utilizzare per recuperare minusvalenze pregresse. Al contrario, invece, i redditi diversi, che sono le plusvalenze di prezzo, ad esempio di azioni, di obbligazioni, di certificati, di ETC, invece producono un reddito che può essere utilizzato per recuperare minusvalenze, quindi c'è l'efficienza fiscale da questo punto di vista. Quindi, morale della favola, i certificati oggi sono uno dei pochi strumenti che sia lato plusvalenza di prezzo che lato cedola permette di produrre reddito diverso, permette quindi di produrre un reddito che permette di recuperare le minusvalenze pregresse. Quindi, fondamentalmente cosa significa? Significa che se tu compri un certificato, lo rivendi a un prezzo più alto, quindi la famosa plusvalenza di prezzo, lo compro a 100, lo rivendo a 103, quelle tre monetine di guadagno, chiamato capital gain, costituiscono reddito diverso, le puoi usare per compensare i minus. Allo stesso modo, anche le cedole, sia quelle incondizionate, cioè che vengono pagate indipendentemente dall'andamento del sottostante, sia quelle condizionate, cioè che vengono pagate solo se si verifica la condizione del pagamento, che in genere è
alla data di rilevazione il prezzo del sottostante deve essere superiore a un determinato livello di prezzo. Ecco, quindi queste cedole costituiscono anche loro reddito diverso e quindi possono essere usate per recuperare eventuali minusvalenze di prezzo. Farà eccezione a livello di cedola solo la casistica delle cedole incondizionate di un prodotto a capitale protetto. Ecco, in quel caso quelle cedole incondizionate di un prodotto a capitale protetto costituiscono reddito di capitale, ma sono rarissimi certificati. A memoria me ne viene in mente uno che ha queste caratteristiche, è stato emesso tra l'altro di recente, altrimenti tutti i certificati che hanno il capitale condizionatamente protetto a scadenza invece hanno sempre cedole reddito diverso. L'imposta sui certificati è del 26%, come per la maggioranza dei prodotti finanziari fanno eccezione, lo sappiamo, i titoli di Stato e gli enti equiparati che sono tassati invece al 12,50%. Ok, qui mi fermo, non so se hai domande. Ringrazio Gabriele Bellelli, ma rimaniamo su questo tema appunto, tema interessante, uno dei più su quale il pubblico dei consulenti spesso si concentra, perché è un tema molto sentito anche dai clienti, quello appunto della fiscalità, del recupero delle minus, anche in funzione del poter comprare e vendere sul mercato secondario i certificati stessi. Francesca Fossatelli, volevo un po' sapere da lei quali sono, in funzione appunto di queste opportunità dal punto di vista fiscale, la gamma appunto di prodotti di Vontobel e come voi offrite queste opportunità ai vostri clienti. Sì, assolutamente. In realtà direi che ci possiamo concentrare su una categoria in particolare, anche se, come abbiamo visto con Gabriele, qualsiasi certificato può essere utilizzato diciamo in un'ottica anche di recupero minusvalenze. Ma tra tutte le categorie di certificati utilizzati, soprattutto finanziari... Scusate un attimo, scusami Francesca, chiedo a... Il mio monitor, di togliere la condivisione. Esatto, ok, ci siamo. Perfetto. Dicevo che effettivamente tra tutte le categorie più utilizzate dagli investitori e dai consulenti finanziari, la categoria utilizzata per il recupero minus è quella dei cash collect, quindi dei certificati a capitale condizionatamente protetto, e quindi presentano una protezione del capitale solo se non viene rotta la barriera di protezione del capitale, e cash collect perché ci vanno a pagare un premio periodico condizionato. Quindi se il sottostante o tutti i sottostanti nel caso di basket fossero superiori o pari alla barriera premio, ci viene pagato un premio periodico. In particolare abbiamo selezionato alcuni cash collect che possono essere interessanti anche dato il periodo in cui stiamo vivendo, questo nuovo periodo, per così dire, di soft lockdown che abbiamo più o meno in tutti i paesi europei, che potrebbe portarci a un secondo sell-off come si è avuto a marzo-aprile di quest'anno, oppure no. L'importante è anche selezionare, tra virgolette, i temi di investimento o i settori che pensiamo possano avere un rialzo da un'eventuale continuazione di questo soft lockdown. In particolar modo sto parlando della slide 5, quindi presentiamo il primo tema di investimento che riguarda il settore della vendita al dettaglio. In particolare abbiamo un memory cash collect, quindi un cash collect con effetto memoria su Alibaba, Amazon e Walmart. Quindi settore della vendita al dettaglio, Alibaba e Amazon, diciamo vendita online, Walmart è diciamo la più grande catena di supermercati e ipermercati che si ha negli Stati Uniti, che tutti e tre i sottostanti diciamo hanno avuto un rialzo nel primo lockdown, quindi a marzo-aprile, e quindi potrebbe essere interessante anche in ottica di investimento nel momento attuale. È un prodotto con scadenza ad agosto 2022 che paga un premio trimestrale con effetto memoria di 2,23€, quindi un 8,92% annuo. Prossima data di valutazione all'interno dell'anno fiscale, quindi il 23 novembre 2020, barriera premi e capitale al 55% e barriera di rimborso anticipato al 100%. Vediamo sul grafico a destra come tutti e tre i sottostanti sono attualmente sopra la pari, quindi sopra il livello di strike. Quindi se dovessero rimanere così le cose, alla prossima data di valutazione, il 23 novembre 2020,
il prodotto scadrebbe anticipatamente, ci pagherebbe 100 euro il valore nominale più 2,23 euro di premio. Quindi lo compriamo oggi a 99,40 euro, quindi un extra rendimento interessante se vogliamo in circa un mese. Barriera di rimborso anticipato, come dicevamo, al 100%. E come vediamo, appunto, può essere uno strumento interessante anche in ottica di recupero minus, dato il fatto che siamo, diciamo, molto vicini poi a un'eventuale scadenza anticipata del prodotto. Inoltre, altre tre soluzioni, in realtà lo vediamo dalla slide 7 in poi, sul settore tecnologico. Quindi il primo prodotto è un Memory Cache Collect su Adobe, Cisco e Salesforce. Sono tre società tecnologiche che diciamo, hanno visto un rialzo dei listini nella prima fase di lockdown, soprattutto grazie a un investimento da parte delle aziende che hanno cercato diciamo, di implementare sempre di più lo smart working. Quindi sono tre società molto utilizzate, se vogliamo, dalla maggior parte delle società, nonché da privati. In particolare, il prodotto a scadenza febbraio 2022 ha barriera premio capitale del 55%, barriera di rimborso anticipato del 100% e presenta un premio con effetto memoria di 2,23 euro. Il prezzo attuale è di 99,20 euro, quindi anche qui abbiamo un premio effettivamente interessante. Qui Cisco è il worst performer, quindi è difficile che si abbia la prossima rivalutazione una scadenza anticipata, ma comunque si riceverebbe il premio e si va avanti alla successiva data di valutazione. L'importante è che a febbraio del 2022 tenga la barriera del 55% rispetto ai valori di strike. La seconda soluzione invece è un prodotto, lo vediamo in slide 8, su Apple, Google e Amazon con una struttura smart, ossia a differenza dei prodotti precedenti, abbiamo una barriera premio e barriera capitale al 50%, quindi la barriera di protezione del nostro capitale è al 50%, così come la barriera per il premio condizionato periodico. Tuttavia, la barriera autocall, quindi la barriera per il rimborso anticipato, è una barriera della tipologia step down, che discende, quindi scende del 5% ogni 6 mesi, a partire dal 100% fino al 55%. Quindi alla penultima data di valutazione prima della scadenza, abbiamo una barriera di autocall di rimborso anticipato del 55%, quindi questo ci fa capire come sia molto facile nel tempo avere l'autocall. Il premio trimestrale con effetto memoria è di 1,34 euro, 5,36 euro annualizzato, ma scambia attualmente sotto la pari, quindi il prezzo attuale è 95,80 euro. La prossima valutazione è il 27 novembre 2020, dove se rimanessimo ai valori attuali, i tre sottostanti sono superiori o pari alla barriera capitale, che è anche barriera premio, e quindi rimanendo ai valori attuali abbiamo il pagamento del premio di 1,34 euro. È una struttura interessante che è anche molto piaciuta dagli investitori in passato sui medesimi sottostanti, tra l'altro, perché è una struttura resiliente a eventuali movimenti di volatilità. Quindi quando si muove la volatilità, una struttura con barriera autocall step down fa sì che il prezzo del sottostante si muova di meno a parità di altre condizioni. Quindi sicuramente è una struttura, tra virgolette, difensiva. Un altro prodotto con stessa identica struttura, ma su tre sottostanti diversi, lo vediamo nella slide successiva, su Netflix, Twitter e Facebook. In questo caso ha le stesse identiche caratteristiche del precedente, solo che ovviamente essendo su tre sottostanti diversi avrà un premio diverso. Il premio trimestrale in questo caso è di 2,12 euro, quindi 8,48 euro annualizzato, con prezzo attuale 97,40 euro. Quindi comunque anche qui abbiamo i tre sottostanti superiori o pari alla barriera, quindi alla prossima rivalutazione, se dovessero rimanere sempre superiori o pari alla barriera del 50%, sia Netflix che Twitter che Facebook, in quel caso riceveremo il premio di 2,12 euro, che è un premio trimestrale. Inoltre, parliamo anche di un tema e selezioniamo un prodotto che non ha data di valutazione durante l'anno, ma può avere senso anche in ottica di recupero minusvalenze, che è sul settore farmaceutico e lo vediamo in slide 11. Quindi è un prodotto, un Memory Cache Collect su Gilead, Intuitive Surgical e Moderna.
Quindi tre società legate, diciamo, a due settori, farmaceutico e biotecnologie, legate, se vogliamo, al coronavirus. Moderna era su tutti i giornali a marzo-aprile, proprio perché era anche la società, una tra le società, diciamo, che sta sviluppando il vaccino. In questo caso il prodotto che cosa ha, che può renderlo interessante all'interno dell'anno fiscale? Due cose principalmente. Uno, che attualmente scambia a un prezzo di 96 euro e ha un rendimento annuo del 20%, quindi un premio semestrale con effetto memoria di 10 euro. Due, la volatilità, in particolar modo la volatilità su Moderna Intuitive Surgical, che è particolarmente alta, il che significa che se la volatilità nelle prossime settimane dovesse abbassarsi. Perché? Perché ad esempio si hanno più notizie sul vaccino, si hanno più notizie sul nuovo lockdown, si hanno più notizie in generale, quindi inizia a diminuire la volatilità su questi due titoli in particolar modo. In quel caso il memory cash collect, così come qualsiasi altro memory cash collect, va ad aumentare di prezzo. Quindi se dovesse diminuire la volatilità su Intuitive Surgical e Moderna, aumenta di prezzo il cash collect. E quindi, avendo un premio effettivamente elevato di 10 euro, se Gilead, Moderna e Intuitive Surgical dovessero salire o dovesse diminuirci la volatilità, il prezzo andrà ad aumentare abbastanza velocemente perché andrà sempre di più verso il premio, quindi sempre di più verso 110 euro. Quindi questo è sicuramente uno strumento da tenere monitorato. Ha una barriera capitale a scadenza del 50%, barriera autocall al 100% e barriera premio step down in questo caso, che va dal 70%, 60% e poi 50% alla scadenza. Prossima live valutazione 15 aprile 2021 è uno strumento che se diciamo, i sottostanti dovessero salire ci va in autocall alla prossima live valutazione e ci paga 110 euro, altrimenti ci paga 10 euro a semestre. Se i sottostanti dovessero essere superiori o pari alla barriera premio, che come abbiamo detto è una barriera premio step down. Perfetto, ringrazio. No, stavi continuando? Un ultimissimo prodotto che può essere Ok. interessante proprio in ottica di allocazione tattica sul tema gaming. Quindi è un prodotto, un memory cash collect su Activision, Electronic Arts e Ubisoft, quindi la slide 13. In questo caso abbiamo i tre sottostanti che sono tutti e tre sopra la pari. Lo vediamo questo in slide 14. Abbiamo Electronic Arts, che è il peggiore dei tre sottostanti, ha un più 4,55. Ubisoft e Activision ha più 10 Activision e Ubisoft più 18%. Attualmente il prodotto si aggira attorno ai 104,50 euro. E ci va a pagare un premio semestrale, quindi se i sottostanti dovessero rimanere alle valutazioni attuali, il 25 novembre, quindi tra meno di un mese, ci va a pagare, va in autocall e ci paga il premio semestrale di 7,15 euro. Quindi anche questo può essere uno strumento utilizzato in ottica di allocazione tattica, perché comunque abbiamo tre sottostanti sopra la pari e effettivamente il certificato sopra la pari, ma nel giro di un mese, rimanendo così le cose, il prodotto ci va a scadere e ci va a dare 107,15 euro. Quindi noi lo paghiamo oggi 104,50 euro, quindi comunque un extra rendimento interessante. Ringrazio Francesca Fossatelli, abbiamo visto alcune delle opportunità che potrebbero essere interessanti nell'ottica attuale e anche prospettica di breve termine, legate chiaramente al tema sentito del lockdown, che però, ritornando sempre in tema di investimenti, deve anche essere interpretato in ottica appunto di potenziale opportunità. Abbiamo visto per esempio quello che è il mondo degli acquisti online, il mondo appunto legato ai prodotti medicali, a tutto quello che è il segmento appunto medicale, e poi anche quello del gaming, che appunto per le persone che rimangono chiuse in casa e non vogliono leggere libri, possono dedicarsi giustamente anche a giocare. Io stesso lo faccio, lo confesso, a giocare a FIFA o altri giochi consoni per il lockdown. Ad ogni modo, dato che appunto siamo sempre in quest'ottica di concentrazione su
sulle opportunità di investimento legate alla fine appunto del 2020 e anche all'inizio del 2021. Vogliamo un po' cercare di andare incontro anche alle esigenze dei consulenti che si troveranno di fronte clienti più o meno orientati al rischio, con una differente avversione al rischio e con una voglia, anche una possibilità di approcciare il mercato in maniera differente a seconda dei profili appunto personali. A tal proposito, iniziamo magari con una riflessione su quelli che possono essere i prodotti cosiddetti low risk, anche in ambito di offerta di Montorwell. So che Gabriele Bellelli ha selezionato in particolare due prodotti ad hoc legati insieme a Vontobel, legati appunto a quello che è il mondo low risk. Volevo chiedere appunto a Bellelli se ce li vuole presentare, se vuole un po' raccontarci questa selezione effettuata. Sì, assolutamente. Allora, magari mettiamo in condivisione le slide, quelle di prima di Francesca, se non ricordo male. Ci dovrebbero essere due prodotti, altrimenti sulle slide anch'io, non è un problema. Abbiamo. Se vuoi dire poi Esatto, al questa. giratore di slide quando è la slide giusta, ecco, questa è giusta? Questa è la Ci prima. siamo. Ok. Questo è il primo prodotto. Allora, qui siamo, diciamo così, nell'ambito dei certificati, giusto per inquadrare il contesto, dei certificati a capitale condizionatamente protetto, cioè quelli che a scadenza mantengono la protezione a patto che non si verifichi l'evento barriera. In questo caso il certificato è un cash collect, quindi è un certificato che ha come obiettivo quello di erogare una cedola periodica, quindi va a soddisfare tutte quelle che sono, diciamo così, gli obiettivi finanziari di avere un'entrata periodica. Pensiamo alla persona che ha, non so, un mutuo, le rate della macchina o cose di questo tipo, quindi che ha obiettivo di avere un'entrata periodica. Il nome Memory abbinato a Cash Collect, vedete, va a sottolineare il fatto che questo certificato ha l'effetto memoria della cedola, lo vedremo fra un attimo. Comunque, dicevo, un certificato a capitale condizionatamente protetto, nome commerciale Cash Collect come struttura, ovviamente emesso da Fontobel con sottostante l'indice italiano azionario FTSE MIB. Come funziona questo certificato? Quindi immaginiamo un investitore che decide oggi, domani, di acquistare questo prodotto e di mantenerlo in portafoglio. Cosa succede? Succede che questo prodotto periodicamente ha delle date di rilevazione, in questo caso la prossima, vedete, è l'11 marzo del 2021, ovviamente. A questo punto l'investitore si trova di fronte due scenari. Il primo, chiedo venia solo un secondo che verifico un dato, aspetta qui al volo. Comunque vediamo appunto, per chi si fosse immesso all'ascolto ora, sono prodotti appunto in ambito di certificati, stiamo vedendo prodotti difensivi, quindi chiaramente anche in ottica appunto di consulenza da eventualmente proporre in chiara relazione poi con quello che è la profilazione MiFID 2, però comunque prodotti per difendere un po' il patrimonio, comunque che diano opportunità chiaramente di guadagno, ma con un profilo per lo più orientato a difendere appunto il capitale. Ok, allora dicevo, alla prima data di rilevazione abbiamo tre scenari. Qui io sono stato tratto in inganno perché ho visto due scenari qua. Me ne ricordavo tutti a memoria, allora ho buttato l'occhio. Chiedo venia, difetto mio. Allora dicevo, abbiamo tre scenari, no? La data di rilevazione. Si fa una fotografia al prezzo dell'indice FTSE MIB e si guarda se è superiore allo strike oppure è superiore o inferiore alla barriera. Quindi abbiamo tre scenari. Il primo scenario è quello che prevede che l'indice FTSE MIB sia superiore allo strike. Lo strike non è altro che il valore che aveva il sottostante, quindi l'indice FTSE MIB, quando il certificato è stato creato. In questo caso è, vedete, indicato nella slide 18.200 punti, 202,50 per la precisione. Quindi se a marzo il FTSE sarà superiore di 18.200, scatterà l'opzione autocall, che vuol dire che il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 più paga la cedola che è del 3,94%. Se invece il FTSE è minore dello strike, ma superiore alla barriera che posta 9.101 punti, 25, ecco che allora questo sarebbe lo scenario ideale per il risparmiatore. Il certificato rimane in vita perché non scatta l'opzione autocall, visto che non è sopra lo strike, però paga la cedola.
del 3,94%, che costituisce reddito diverso. Il certificato resta in vita e si va alla data di rilevazione successiva, che in questo caso, essendo annuale, è il marzo del 2022. Se invece il FTSE è minore rispetto alla barriera, quindi minore 9.101 punti, ecco che il certificato non paga la cedola, non rimborsa in anticipo e si va alla data di rilevazione successiva. Attenzione, perché la cedola ha memoria, ha effetto memoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non dovesse essere pagata un anno, non viene persa, viene messa come in un cassetto, e se nelle date di rilevazione degli anni successivi dovesse verificarsi di nuovo il fenomeno del pagamento della cedola, ecco che verrebbe pagata non solo la cedola in corso, ma verrebbero recuperate anche tutte le cedole precedentemente non erogate dal prodotto. Se il certificato non giunge mai a scadenza, cioè non viene mai richiamato in anticipo, scusate, rispetto alla naturale scadenza, si giunge alla scadenza naturale, che in questo caso, vedete, no, non so se è indicato, provo ad andare avanti con la slide, non mi ricordo se... 11 marzo 2025. 25, esatto. Altrimenti lo dicevo io, pensavo ci fosse. Quindi, se non succede, siamo nel marzo del 25, del 2025, il certificato che cosa succede? Succede che abbiamo in realtà in questo caso due scenari, cioè il sottostante o è sopra o è sotto la barriera, quindi è molto più semplice come situazione. Quindi, se il sottostante è sopra il livello della barriera, il certificato mantiene la protezione del capitale, rimborsa 100, paga l'ultima cedola del 3,94%. Altrimenti, invece, il certificato, quindi se il sottostante è sotto la barriera, quindi sotto 9.101 punti, allora il certificato rimborsa quella che viene chiamata la performance negativa del sottostante. E per calcolare in quel caso il prezzo del rimborso si applica una formula che è prezzo finale del FTSE diviso il valore dello strike moltiplicato per 100, in questo modo si calcola il prezzo di rimborso. Questo è un certificato interessante secondo me, perché ha una distanza dalla barriera quasi del 50% alle situazioni attuali, è costruito su un sottostante che è un indice, quindi ha una volatilità inferiore rispetto ai singoli componenti, perché la media ponderata di titoli è una barriera che possiamo definire abbastanza prudente, perché un 50% di un indice è un ribasso veramente notevole. Quindi è una soluzione di investimento, ritengo, a rischio contenuto, che può essere interessante secondo me per il portafoglio di molti investitori. Ovviamente è un certificato da analizzare alla luce della pianificazione finanziaria della persona, però in linea generale è senz'altro un prodotto che secondo me è interessante come rapporto di rischio-rendimento. C'è un secondo certificato che ho selezionato, qui alziamo leggermente l'asticella del rischio perché non siamo più su un indice come sottostante ma siamo su una singola azione, che è un certificato con sottostante Eni. Se andiamo alla slide, non so se successiva o poco più avanti. Giratore di slide, chiedo il tuo aiuto, vediamo se... dovrebbe arrivare, vediamo di farla arrivare. Allora, eccoci qua. Questo è un altro certificato, sempre capitale condizionatamente protetto, sempre emesso da Fontobel, sempre cash collect, quindi con l'obiettivo dell'entrata periodica, sempre con cedola memoria, quindi c'è il memory nel nome, però in questo caso il certificato, diciamo così, è costruito sul titolo azionario Eni. È un certificato che ha la struttura che abbiamo descritto prima, quindi fondamentalmente l'investitore che lo dovesse comprare oggi sul mercato lo compra tra l'altro in area 97 oggi circa, quindi lo compra ad un livello leggermente inferiore rispetto a quello che è il prezzo di emissione. E alla successiva, alla prossima in realtà data di rilevazione, che vedete in questo caso è il 9 aprile del 2021, fondamentalmente abbiamo tre scenari. Primo scenario, Eni, il sottostante, è maggiore dello strike, quindi è maggiore di 6,81. A questo punto il certificato, uguale o superiore in realtà, a questo punto il certificato scatta l'opzione auto call, il certificato quindi rimborsa 100, mantiene la protezione capitale e paga la cedola, che in questo caso, vedete, è del 3,10%. Il certificato ha, lo vedrete fra un attimo, ve lo descrivo anzi adesso in realtà, ha una frequenza semestrale di distribuzione della cedola del 3,10% semestrale, che è un 6,20 annualizzato come concetto. Quindi dicevo, primo scenario, la rilevazione, prezzo superiore allo strike, rimborsa 100 più paga la cedola. Secondo scenario, quello positivo per il risparmiatore, il sottostante è sotto lo strike ma superiore alla barriera. A questo punto il certificato rimane in vita, non scatta l'opzione auto call,
paga la cedola, quindi 3 e 10%, e si va alla data di rilevazione successiva. Terzo scenario, quello avverso, diciamo così, il sottostante è inferiore rispetto alla barriera. A questo punto, quindi ENI è minore di 3,40, il certificato non paga la cedola, però essendo la cedola effetto memoria, non viene persa, viene messa, come dicevamo noi, in un cassettino. Se nelle successive date di rilevazione il sottostante risale nuovamente sopra la barriera, quindi sopra 3,40, ecco che allora il certificato riprenderà a pagare non solo la cedola in corso, ma recupererà anche tutte le cedole precedentemente non pagate. Se si giunge alla naturale scadenza, in questo caso siamo nell'ottobre del 2023, abbiamo come al solito, come nel caso di prima, i due scenari. ENI è sopra la barriera, 3,40, oppure è sotto la barriera. Se è sopra la barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola del 3,10%. Se il sottostante è inferiore rispetto alla barriera, paga la cosiddetta performance negativa del sottostante, quindi si applica la formula che abbiamo descritto prima, la ripeto per chiarezza ulteriore, prezzo finale di ENI diviso strike moltiplicato per 100, in questo modo si calcola il prezzo di rimborso del certificato in caso di evento barriera. Anche questo secondo me è un certificato molto interessante, è emesso sul principale titolo per capitalizzazione italiano, un titolo che quest'anno si è deprezzato fortemente perché inizio anno ENI era in area 14, oggi è scivolato sotto 6 euro, quindi sicuramente ha perso più del 50%, è un titolo quindi che è in difficoltà, vuoi complice il prezzo del petrolio, vuoi la recessione, vuoi il discorso no smart working, meno giri eccetera, vuoi anche le energie green no in prospettiva futura, quindi è un titolo che quest'anno ha subito, però ha una barriera molto profonda, una barriera del 50%, vedete a 3,40, ha una buona cedola, è un 6,20% su base annuale, che è assolutamente concorrenziale con anche il dividendo erogato da questo prodotto. Quindi secondo me è un modo, secondo me, interessante per investire sul titolo ENI con un paracadute, perché questo prodotto ti permette di guadagnare a patto che ENI non scenda sotto 3,40, quindi chi compra l'azione, se l'azione sale bene, può anche raddoppiare o triplicare per carità il capitale, però se il titolo perde il 20% è una perdita secca del 20% e magari i dividendi incassati nel corso del tempo non compensano quella minusvalenza, anzi ENI tra l'altro ha ridotto il dividendo e potrebbe ridurlo ulteriormente. Chi compra invece questo certificato, oltre ad avere questa cedola semestrale del 3,10, se si verifica ovviamente l'evento cedola, ha una protezione fino a 3,40, quindi può guadagnare anche a fronte di un ulteriore ribasso importante del titolo, e questo secondo me è una soluzione interessante per lavorare sul portafoglio. Perfetto, passo la palla ora a Francesca Fossatelli, se vuole un po' concludere quella che è la visione dell'offerta di Vontobel, che abbiamo visto, di prodotti difensivi, e mi allaccerei a questo punto anche a introdurre quelli che magari sono i prodotti un pochino più cosiddetti offensivi, l'attacco, diciamolo così, in maniera calcistica, gli high risk, anche in ottica appunto 2021, inizio dell'anno prossimo, se vuole darci una sorta di scenario sulla vostra proposta in tal senso. Sì, assolutamente, abbiamo anche dei prodotti più aggressivi, in particolar modo due prodotti abbiamo selezionato su un tema comune, quindi quello delle auto elettriche, che sicuramente è un tema, se vogliamo, anche attuale, anche in vista delle elezioni americane, quindi comunque possono essere interessanti anche in ottica speculativa. In particolare parlo della slide 28, quindi il Memory Cash Collect su Tesla. Ne abbiamo lanciati diversi, sono andati tutti in autocall ovviamente con i rally di Tesla. Questo è l'ultimo arrivato in casa Vontobel, ha uno strike e barriera di rimborso anticipato al 100%, quindi a $447.19. Barriera capitale a scadenza e barriera premio al 50%, a $223.60, scadenza 2 anni il 17 ottobre 2022, premio semestrale con effetto memoria di 6,25 euro, cioè un 12,50 annualizzato, il prezzo attuale di 98 euro, quindi c'è un extra rendimento sia sul capitale che sul premio in realtà. Prossima valutazione 19 aprile 2021,
se Tesla dovesse essere superiore o pari a questi 447,19 dollari, il certificato ci scade anticipatamente e ci paga 106,25 euro, altrimenti se fosse solo superiore o pari a 223,60 dollari ci paga 6,25 euro e prosegue nella sua vita. Ovviamente anche qui si tratta di un memory cash collect, quindi con effetto memoria, quindi se Tesla dovesse essere in una delle date di valutazione a chiusura sotto i 223,60 dollari, perdiamo in quella data il premio, ma il premio viene conservato in memoria. Quindi nel momento in cui, nella prossima data di valutazione, in cui Tesla dovesse essere superiore o pari alla barriera premio, ci vengono pagati tutti i premi non pagati nelle date di valutazione antecedenti. Quindi comunque questo è un ulteriore parametro importante, specialmente quando si va a investire su, diciamo, una società con una volatilità effettivamente elevata. Inoltre, un prodotto che è molto piaciuto e sta venendo molto scambiato anche nelle ultime settimane dagli investitori ed è un po' una novità perché diciamo, è partito in quotazione la scorsa settimana, è il Memory Cash Collect su Tesla e NIO, che lo troviamo in slide 29. Quindi è un Memory Cash Collect che ha due sottostanti molto correlati, se vogliamo, perché hanno, tra virgolette, lo stesso business, quello delle auto elettriche. Ovviamente, come sappiamo, Tesla non è solo auto elettriche, però sono due, tra virgolette, concorrenti che operano su due mercati diversi. Quindi non in diretta concorrenza, quindi non vanno neanche ad avere una correlazione negativa, ma anzi hanno una correlazione positiva. Se andiamo a vedere i grafici, sono più o meno, diciamo, hanno lo stesso andamento nel tempo. Che cosa interessante di questo prodotto? Sicuramente il rendimento qui è del 33% annuo, quindi assolutamente interessante. Una strike e barriera di rimborso anticipato al 100%, una barriera capitale a scadenza e barriera premio al 50%. La scadenza è relativamente breve, 18 mesi, quindi 18 aprile 2022. Il premio semestrale con effetto memoria è di 16,50 euro, quindi effettivamente molto alto, 3% annuo, come dicevamo. Che cosa interessante qui? Sicuramente il prodotto non punta solo a Tesla e NIO, punta anche alla volatilità, quindi abbiamo una volatilità alta sia su Tesla che su NIO. Quindi stesso discorso che abbiamo fatto prima sul prodotto sul Pharma. Nel momento in cui la volatilità su NIO e Tesla, soprattutto su NIO, ad abbassarsi, il prodotto si rialza, quindi il prezzo del prodotto sale. Attualmente abbiamo un prezzo a 100 euro circa, quindi nel momento in cui va a salire il prezzo tende sempre di più diciamo, man mano che passa il tempo e man mano che ci avviciniamo al premio, il prezzo tenderà sempre di più al prezzo, quindi valore nominale più premio, quindi i 116,50 euro. Quindi nel momento in cui dovessimo avere un rialzo dei sottostanti o un abbassamento di volatilità, questo prodotto tende a salire anche molto velocemente. È quello che è successo a un prodotto, diciamo, con struttura molto simile, sempre su Tesla e NIO, che in pochi giorni è salito praticamente immediatamente a livello di autocall. Quindi questo è un prodotto da tenere monitorato proprio perché se effettivamente si crede nel tema o comunque si vuole cavalcare, tra virgolette, la volatilità, un prodotto più aggressivo che ha effettivamente un rendimento molto elevato. Adesso abbiamo visto chiaramente quelli a sfondo difensivo, quelli a sfondo offensivo, ma in realtà c'è anche una declinazione, diciamo, interessante che in qualche maniera va a coniugare la protezione, ma comunque un approccio che vuole anche guardare al rendimento. Cioè, come si può coniugare un prodotto a capitale protetto con un prodotto a rischio cosiddetto? E questa domanda la voglio porre a Gabriele Bellelli. Sì, allora, guarda, metto un attimo il mio schermo in condivisione, così dovreste vedere adesso il mio monitor, no? Sì, esatto. L'idea è quella, no? Partiamo dal certificato che ha illustrato prima Francesca, c'è cioè l'ultimo, quello
quello con sottostante Tesla e NIO. Allora, questo è un certificato che preso a sé stante può essere definito con un grado di rischio medio-alto sicuramente, perché sono due sottostanti, quindi un worst off, sono due sottostanti volatili come quotazioni, però potremmo ridurre l'impatto del rischio di questo certificato all'interno di un portafoglio andandoci a costruire insieme attorno, diciamo così, un prodotto a capitale protetto. Cosa voglio dire? Faccio un esempio molto semplice. Sarà capitato a tutti di ricevere la telefonata della propria banca che dice: guarda, abbiamo visto che hai un po' di liquidità sul conto, fai un salto in filiale perché abbiamo un prodotto che fa giusto il caso per te, no? Questo avviene soprattutto per le persone un pochino più timorose, quelle magari che hanno più timore di investire nell'azionario, magari perché in passato sono state scottate, e per vincere, no, queste resistenze gli si dice: guarda, ho un prodotto a capitale protetto, cioè un prodotto che se le cose vanno male ti tutela come un'obbligazione e quindi guadagni come un'obbligazione, se invece le cose vanno bene guadagni come nel mercato azionario, quindi è come mettere un piede nell'azionario ma con la protezione di del mercato obbligazionario, un po' come dire la botte piena e la moglie ubriaca, no? Ecco, vediamo come fanno a costruire questi prodotti. Beh, fondamentalmente che cosa fanno? Prendono una componente obbligazionaria, prendono un'opzione, quindi uno strumento derivato, ci mettono la loro fetta di torta, quindi la commissione di collocamento, e voilà, creano il capitale protetto. Se uno va a leggere il prospetto informativo trova anche la scomposizione del prezzo, no? Vi dicono: vedete che la componente obbligazionaria è il 93% del prodotto, poi c'è un 3,20% di prodotto che è la componente derivativa, è questa opzione che abbiamo, e la commissione di collocamento del 3,5%, visto commissione anche più alta onestamente, e in totale vi vendono questo prodotto a 100, perché la somma di 93 più 3,20 più 3,5 fa appunto 100. Quindi vi stanno vendendo fondamentalmente 100, qualcosa che vale 93 più 3, facciamo 96 monetine per far conto pari, il resto è la commissione di collocamento. Tant'è che vi dicono: guarda che appena questo certificato andrà in borsa, il primo giorno quoterà circa 96,50, vedete? Perché 96,50? Perché 100 meno la commissione di negoziazione. Quindi la classica domanda è: primo, come fanno a costruire, cioè questo prodotto che ho appena descritto sinteticamente, come fa a essere capitale protetto? Prima domanda. Seconda domanda: possiamo farlo in casa? Allora, vediamo di rispondere alla prima. Come mai è protetto? Beh, perché dovete sapere che la componente obbligazionaria tecnicamente ha la struttura di uno zero coupon, quindi tu lo compri oggi a 93, a scadenza rimborserà 100. Ecco da dove nasce la protezione del capitale, no? Questa componente, in realtà non piccola, è la maggioranza del prodotto, 93 monetine, diventeranno 100 a scadenza. La componente derivativa vale 3,2 come peso percentuale, avrà valore X a scadenza, cioè può valere 0 se non si verifica l'evento, oppure può valere il doppio, il triplo, il quadruplo a seconda dell'evento. In realtà questa componente derivativa può fare varie cose, perché può pagare una cedola periodica, può pagare un bonus finale, quindi dipende che tipologia di derivata è come opzione, però lasciamo stare il concetto che comunque a scadenza avrà valore X, e poi vabbè c'è la commissione che una volta pagata, quella è ben pagata e va persa. Quindi a scadenza un risparmiatore che cosa si ritroverà? Beh, scenario peggiore: immaginiamo che la componente derivativa fallisce, vale 0, scenario più negativo di quello, no? Sarebbe il default dell'emittente, ok? Tolto il default dell'emittente, immaginiamo componente derivativa vale 0. Il risparmiatore si troverà comunque 100 monetine. Sarà un valore nominale, non un valore reale, cioè il netto dell'inflazione, ma sono sempre 100 monetine. Se la componente derivativa vale la metà di prima, vale 1,5, il risparmiatore avrà 101,5, avrà comunque guadagnato. Se la componente derivativa è raddoppiata e vale 6, avrà 106 monetine. Quindi questa è la struttura del... Perché ho sottolineato questo aspetto? Perché in molti casi i risparmiatori non sanno che possono costruirsi un prodotto a capitale protetto anche in casa, no? Fai da te, come lo definisco. Cosa deve fare? Beh, deve trovare due componenti, no? La commissione della banca non c'è in questo caso, quindi abbiamo componente A e componente B. La componente A che cosa può essere? Beh, può essere uno zero coupon, quindi un'obbligazione che non paga cedola, che è, diciamo così, quota sotto la pari, sotto il valore nominale, quindi l'acquisti a 90, ad esempio, e ti rimborsa 100 a scadenza. Oppure in questo momento storico abbiamo tante obbligazioni a tasso variabile che quotano sotto 100, perché
quotano sotto 100, non perché stanno fallendo, parliamo anche di emittenti con un buon pedigree, Goldman Sachs, Mediobanca, Unicredit, Intesa, semplicemente perché sono a tasso variabile, quindi sono collegate con l'Euribor. L'Euribor oggi è negativo, meno 0,51. Questo vuol dire che o non pagano cedola o pagano cedole estremamente ridotte, 0,05, cose di questo tipo. Per cui di fatto sono obbligazioni che il rendimento lo danno solo la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, quindi il mercato si adegua e fa sì che quotino sotto 100. Oppure ci possono essere i certificati a capitale protetto che quotano sotto 100, cioè sotto la soglia minima del rimborso garantito che hanno. Queste tre soluzioni possono essere tutte una buona componente A, quindi una buona base su cui andare a innestare che cosa? Andare a innestare la componente B. La componente B, a seconda del grado di rischio, può essere un altro certificato protetto, può essere una singola obbligazione, un ETF azionario, un ETF, insomma, la fantasia sale al potere in questi casi, ma può essere anche, e qui torniamo a quanto abbiamo detto prima, può essere anche il certificato che abbiamo illustrato prima con sottostante Tesna e NIO. Quindi io prendo uno zero coupon, ad esempio immaginiamo di avere 10.000 euro, ad esempio 9.000 euro, scusa, li dedico all'acquisto dello zero coupon e gli altri 1.000 che mi restano li vado a utilizzare per comprare questo certificato, no, con sottostante Tesla e NIO. Alla fine io avrò investito i miei 10.000, a scadenza dello zero coupon, quello che oggi vale 90 avrà valore 100, quindi avrò i miei 10.000 euro, in più avrò il certificato con sottostante Tesla, che nel corso del tempo avrà magari pagato le cedole e avrà un valore di rimborso. Quindi questo è un modo per investire in modo assolutamente a rischio contenuto, a basso rischio, perché stiamo parlando di un prodotto a capitale protetto come costruzione, per investire con quel sottostante Tesla che preso da solo potrebbe sembrare pericoloso. Ma incastonato all'interno di una realtà di questo tipo, ecco che il discorso diventa assolutamente diverso, può diventare un prodotto anche da buon padre di famiglia. Assolutamente, poi diciamola tutta, siamo in un periodo vicino, speriamo non troppo al lockdown, in cui la gente si mette a fare il pane, magari è più produttivo iniziare, per chi ha le competenze, a costruirsi dei prodotti ad hoc per aiutare anche il cliente a non pagare commissioni eccessive e sfruttare delle opportunità di mercato, quindi fate il pane finanziario, createvi da voi le vostre soluzioni di portafoglio, cercando appunto in maniera intelligente, con la preparazione e con i consigli che anche vi stiamo dando, di coniugare le esigenze del cliente a, appunto, alla convenienza che poi nei fatti di crearsi da solo delle soluzioni di portafoglio interessanti. Benissimo, allora è il momento conclusivo del nostro webinar, quello in cui voi videospettatori potete avere la voce, anzi l'avete sempre nel corso del avete avuto sempre nel corso del webinar con le domande che avete posto, che sono arrivate. Se volete ancora scrivere, siete liberi di farlo. Noi proprio in questo momento cercheremo di rispondere a tutto. Ne sono arrivate per ora due e io, giustamente, dato che siete due, una a uno e una all'altro. Iniziamo con la prima di Riccardo Magni, che io indirizzerei a Gabriele Bellelli. Ed è una domanda operativa. Se opero su due banche diverse, le minus e le plusvalenze si unificano nel mio cassetto fiscale? Se sei in regime, dipende dal regime, se sei in regime amministrato no, se sei in regime dichiarativo sì. Ok, sic et simpliciter, come direbbero i latini. Adesso passo la palla a Francesca Fossatelli, la interrogo su questo. I certificate cash collect, quando c'è la data di valutazione, vengono liquidati se tutti i sottostanti sono sopra la barriera, giusto? Corretto, quindi quando si tratta di certificati su BASC, sono della tipologia worst off, quindi tutti i sottostanti, quindi quello che fa fede è il peggiore dei sottostanti, il che significa tradotto che tutti i sottostanti devono essere sopra la barriera capitale per il rimborso del capitale, sopra la barriera premio per il pagamento del premio, sopra la barriera di rimborso anticipato per il rimborso anticipato. Quindi tutti i sottostanti nella data di valutazione, in genere a chiusura del mercato, devono essere sopra a quel livello di barriera.
Ovviamente la data di liquidazione poi è successiva rispetto alla data di valutazione. Quindi se noi valutiamo oggi, ad esempio a chiusura oggi, la data di liquidazione, quindi la data in cui poi riceveremo i 100 euro per esempio di valore nominale o il premio, sarà almeno 5 giorni lavorativi successivi. Quindi tra 5 giorni la banca pagherà l'intermediario e poi l'intermediario girerà appunto i soldi al cliente finale. Perfetto, Gianluca Colombino la ringrazia direttamente sulla chat. Ok, non vedo altre domande, tra l'altro siamo in perfetto orario, abbiamo sforato giusto di 3 minuti, quindi siamo stati bravissimi direi. Bene, siamo giunti alla conclusione del nostro webinar, speriamo di avervi fornito degli spunti interessanti e utili per il vostro lavoro quotidiano e anche per il portafoglio dei vostri clienti. Sicuramente il momento non è dei più facili, ma non bisogna mai dimenticare che spesso proprio nei momenti più complicati ci sono anche magari le maggiori opportunità lato investimenti. Ringrazio i miei due ciceroni della giornata, cioè Gabriele Bellelli, trader, educatore finanziario. Grazie Gabriele. Buongiorno a tutti, grazie Matteo. E infine, last but not least, Francesca Fossatelli, responsabile for Products Distribution Italy di Montauban. Grazie Francesca. Grazie Matteo, grazie a tutti e buona giornata. Grazie a voi cari videospettatori e un buon investimento a tutti quanti voi.